Allora, Arianna, mi pare che dobbiamo fare un po' il punto della situazione. Abbiamo prodotto un buon volumetto e di questo possiamo essere contenti. La chiave interpretativa che proponiamo, secondo me, questo multifocal approach ha la possibilità di affermarsi e poi soprattutto funziona. Su questo davvero non ho dubbi. Soprattutto per gli autori su cui trattiamo, io e te, cioè Platone e Aristotele, ma anche poi il contributo di Lucia Papacelli sia su Platone che su Aristotele, il contributo di Francesca Eustachi sui sofisti, a me pare che non ci siano dubbi su questo terreno. Sì, io penso che questo valga anche, forse addirittura a maggior ragione, per il pensiero ellenistico e spero che riusciremo a dimostrarlo. Sì, questo lo puoi pensare tu perché essendo giovane c'è tutto il tempo a disposizione per continuare. Io invece che sono vecchio devo pensare sui tempi brevi. Allora, pensiamo sui tempi brevi con questo volumetto appena uscito. Allora, noi abbiamo il problema di interessare gli studiosi e di convincere i lettori. Allora, come ci arriviamo? Perché sul piano tecnico noi abbiamo fatto delle scelte, secondo me, giuste. Abbiamo pubblicato sull'Accademia Verlag, quindi diffusione internazionale teoricamente c'è. Abbiamo scritto i testi in inglese e anche questo l'abbiamo fatto per lo stesso motivo. Abbiamo i volumetti, cominceremo a inviarli a chi di dovere, ma tutto questo non basta, lo sappiamo bene, cioè, sia io che te. Sì, sì, perché siamo proprio nella situazione che Thomas Kuhn ha descritto nel suo fondamentale testo La struttura delle rivoluzioni scientifiche, quando ha detto che appunto quando si cambia paradigma lo scienziato è come chi, come dire, chi indossa degli occhiali con lenti invertenti e questo naturalmente crea un profondo senso di disorientamento. E gli stessi oggetti di prima non appaiono più gli stessi e quindi questo crea appunto disorientamento e un forte senso di resistenza e quindi non credo che in questo caso ci sia un'eccezione, ci possa essere un'eccezione. No, appunto, e quindi appunto confermi che il problema è molto serio. Allora, noi dobbiamo riuscire a far emergere subito, come dire, la positività di questo contributo, cioè che questo risolve problemi che tutti abbiamo di fronte e quindi dobbiamo stare attenti in positivo a mostrare questo e in negativo assolutamente evitare di incappare nei soliti equivoci che in questo tipo di dibattito sempre si determinano. Però c'è anche un dato da cui partire, un dato fondamentale, cioè il fatto che le opere di Platone e di Aristotele sono completamente diverse tra di loro, cioè Platone, come sappiamo, ha scritto dei dialoghi bellissimi che erano opere ovviamente pubblicate, che probabilmente ha inviato anche degli amici lontani che sicuramente erano discussi in accademia. Beh, Aristotele, le cosiddette opere non sono opere, sono del materiale didattico, degli appunti, di lezioni e quindi tra l'altro un materiale magmatico che continuamente veniva risistemato. E detto questo, entrambi i filosofi propongono nei testi delle dottrine e delle teorie diverse, anche addirittura opposte sulle stesse questioni. Allora a questo punto una delle ipotesi che il dibattito, la tradizione ermeneutica ha proposto è che gli autori cambiano idea continuamente, c'è un'evoluzione nel pensiero di questi autori. Ora, che un filosofo cambi idea è anche un'ipotesi, diciamo, plausibile, ma che lo facciano a due autori in sequenza già è un po' più difficile, sì, da accettare. E il fatto più importante è poi, tra l'altro, che questa ipotesi non trova conferma né nella letteratura antica e neanche nei testi stessi dei filosofi. Cioè, nella ricostruzione, se noi ipotizziamo, proponiamo una ricostruzione dei testi dei filosofi, insomma, questi elementi di evoluzione, di cambiamento di idee non sembrano esserci, perlomeno a mio avviso. E quindi tutto questo è molto strano, direi. Ma io, sai, sono veramente più duro di te. Qui prendi Platone che è il mio cavallo di battaglia. Insomma, Aristotele polemizza con lui tutte le volte che ritiene opportuno, che può, eccetera. E però non dice mai che cambia opinione di continuo. Se noi, come tu sai, se prendiamo la letteratura contemporanea, ci sono autori che, ma non uno, luogo comune che Platone, ma su questioni fondamentali, sull'anima, sulle idee, prima una posizione, poi l'abbandona, poi torna sulla posizione che ha abbandonato e uno dice ma è ridicolo e poi non lo dice mai, Aristotele non dice niente, ma poi ancora l'ipotesi non regge sul piano testuale, prende la questione dell'anima, come tu sai meglio di me c'è chi dice che ha una visione unitaria dell'anima in alcuni dialoghi, in altri una visione binaria, mortale e immortale e nel terzo poi la classica tripartizione,
Quindi Platone continuamente cambierebbe opinione e nessuno gli dice niente in accademia, nessuno gli dice: maestro, ma di là abbiamo detto che due, qui diciamo che uno, qui diciamo che tre. La cosa più ridicola è che se prendiamo un testo fondamentale, il Fedro, che sull'anima è proprio fondamentale, quello della Bigalata, lì si può dimostrare facilmente che sostiene una parte che è uno, una parte che è due, una parte che è tre. E io dico sempre, tu lo sai che sono antipatico, che Alzheimer è l'unica spiegazione. Allora, siccome non risulta che fosse malato di Alzheimer, la cosa più logica è pensare che da un certo punto di vista la visione unitaria, da un altro punto di vista la visione binaria, da un altro punto di vista la visione Sì, trinaria. lo È la stesso, cosa più logica. e lo stesso aggiungerei vale per Aristotele, perché agli inizi del Novecento, per esempio, il grandissimo filologo Werner Jaeger ha sottolineato proprio il contrasto tra il carattere naturalistico dei primi due libri del De Anima di Aristotele e il terzo libro. Il carattere platonico del terzo libro, sostanzialmente Aristotele cambierebbe idea anche in questo caso, no? Anche rispetto all'anima. Per cui in alcune opere o in alcune parti dell'opera Aristotele sosterrebbe l'immortalità, in altre invece sosterrebbe che l'anima è mortale. E in realtà Aristotele non ha affatto cambiato idea, semplicemente cambia punto di vista, esattamente come Platone. Ma questo è Aristotele stesso a dircelo, proprio all'inizio del De Anima, quando dice che, ad esempio, il fisico e il dialettico guardano la stessa realtà da punti di vista diversi, no? E dice l'affezione, prendiamo la collera. Che cos'è la collera? Allora, il dialettico dice la collera è desiderio di rendere il torto, qualcosa di simile. E il fisico invece dice: no, la collera è un'altra cosa, è ebollizione del sangue, del calore intorno al cuore. Lo stesso per esempio, altri esempi si fanno subito dopo. Che cos'è una casa? Beh, una casa è, se ne può dare una definizione funzionale, è un riparo, se ne può dare una definizione in base alla materia, quindi a pietre, mattoni, eccetera, se ne può dare una definizione in base alla forma. Quindi è evidente che c'è una poliedricità di fondo nel pensiero di questi autori e di Aristotele nello specifico. Non c'è dubbio, quindi multifocal approach funziona. Allora, per tornare a noi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo costruire bene una strategia articolata su una parte destro e una parte construence. Cioè, bisogna da una parte mostrare che il paradigma tradizionale non regge la prova testuale, e questo però bisogna farlo in modo molto leggero, in modo da non impelagarci in discussioni accademiche di lana caprina, in cui poi non se ne viene a capo, perché tanto chi non vuole essere convinto, alla fine non si convince. Bisogna invece essere stimolanti, perché qual è lo scopo che dobbiamo proporci realisticamente? Perché non possiamo mica pensare che con un volumetto di questo genere, con articoletti di 20-30 pagine, cambiamo il mondo. Noi dobbiamo sperare che la lettura di questi e degli articoli che scriveremo, insomma, di quello che porteremo avanti e porterete avanti negli anni prossimi, convinca lo studioso ad andarsi a prendere i nostri testi analitici. Perché se uno non va a vedere il tuo lavoro sull'etica, il mio lavoro su Platone, il lavoro della Pappacelli sulla fisica e via dicendo, un libro che magari la Francesca Stacchi farà sui sofisti, insomma, queste opere analitiche, è lì che possiamo sperare di riuscire a essere convincenti. Negli articoli dobbiamo motivarli, e in tutti i casi quello che dobbiamo stare attenti nei lavori analitici e in questi stimoli è che la portata della nostra proposta sia fraintesa o ridotta a cosettina del tutto marginale, mentre a mio parere è un nuovo Eh paradigma. sì, infatti è anche facile in un certo senso interpretarla in modo riduttivo. Pensiamo che lo stesso professor Reale, che aveva già intravisto, intuito molti dei punti che noi proponiamo, poi in realtà non ne ha mai fatto un vero e proprio paradigma, in realtà anche perché era interessato ad altre questioni, come sappiamo. Certo. Ma il punto di snodo su cui dobbiamo insistere e che non sarà facile proprio far capire è la natura specifica del pensiero antico. Cioè questi due, diciamo, elementi da tenere insieme, il rapporto tra la dimensione ermeneutica e quella ontologica, cioè tra la realtà e la spiegazione stessa della realtà che abbiamo di fronte. Quindi, la natura del mondo e le chiavi interpretative del mondo E stesso. questo Questo tu lo sai proprio. meglio di me, Eh tu sì. dico tanto di Aristotele, sai benissimo che la lettura contemporanea, proprio il pensiero contemporaneo, rende difficile cogliere cosa c'entra, perché i due elementi sono tutti e due, e già è difficile questo far entrare in testa a tanti colleghi, ma poi io, neanche 50-50, cioè metà-metà. Perché dal punto di vista del pensiero dei nostri autori prediletti, non c'è paragone tra la chiave ermeneutica interpretativa e la realtà, si parte sempre dalla realtà. E quindi il primo problema è che per loro la realtà non è semplice,
è complessa, e quindi bisogna costruire. Io dico sempre che è uno in molteplici, no? Bisogna costruire dei modelli interpretativi così articolati da poter dare ragione di questa realtà questa così complessa. Così. Ma in questo senso è molto interessante anche il contributo di Francesca Eustachi, che appunto si occupa del grande apporto che i sofisti hanno dato proprio a questo tipo di approccio, perché i sofisti non solo rientrano perfettamente in questo schema, ma sono forse i primi a mettere in luce il concetto di relazione, concetto che sarà centrale per Platone naturalmente, il concetto di relazione sia dal punto di vista gnoseologico conoscitivo, quindi dal punto di vista del punto di vista che ogni volta bisogna assumere, no? Ma anche dal punto di vista ontologico, nel senso che il reale è una struttura di relazioni che si intrecciano, e Platone parte proprio da qui, solo che non accetta il possibile esito relativistico, naturalmente, di queste relazioni, e riconduce queste relazioni sia ad un impianto unitario, però non le nega, ma anzi le rispetta, e anzi per certi versi anzi le moltiplica, potremmo dire, le valorizza al massimo. Ma certo che le moltiplica, perché poi incrociandosi tra di loro le varie relazioni si complessificano naturalmente. E questo Platone, ma Aristotele fa lo stesso, anzi direi che Aristotele per certi aspetti è più spregiudicato, sì. Anche perché, come sempre, nelle lezioni, poi nel suo liceo, era estremamente più libero di Platone, che scriveva per un pubblico vasto. Certo, questo è chiarissimo anche dai contributi, per esempio, di Lucio Palpacelli sulla fisica, che sono doppiamente interessanti, perché appunto mostrano come sul terreno, lo stesso Jäger, insomma il modello evolutivo che abbiamo già citato prima, funziona poco anche da questo punto di vista. Perché? Perché nelle opere fisiche che cosa fa Aristotele? Dice che la causa prima del movimento degli astri è l'etere, che è una materia diversa dai quattro elementi terrestri, che si muove da sé, eccetera. E questa è la spiegazione fisica più coerente che riesce a proporre. Peccato che nelle stesse opere fisiche, come per esempio Degenerazione e Corruzione, quando si pone la domanda metafisica sul movimento in quanto tale, dice che la causa appunto di questo movimento non è più l'etere, ma il motore immobile, cioè cambia sguardo, cambia ottica, cambia prospettiva. Ma qui è la parte più difficile da far capire ai contemporanei, ai moderni, perché Aristotele stesso si rende conto del problema, perché come tu hai giustamente detto, non mette mai di fianco l'etere, spiegazione fisica, e motore mobile, spiegazione metafisica, perché a quel punto la contraddizione diventerebbe stridente. Per noi questa cosa è quasi inaccettabile, perché noi siamo, lo dico, te lo sai benissimo tante volte, perché siamo tutti figli del Benedetto Cartesio, insomma delle idee chiare e distinte, e quindi le idee, se è chiara e distinta, vuol dire che deve essere quella vera e tutte le altre quindi di conseguenza sono escluse. Non è questo il modo con cui ragionano i nostri autori preferiti. Anzi, c'è quella bella frase che tu citi sempre e che io non mi ricordo mai. La cerco, che non mi ricordo mai com'è, ma che non mi ricordo mai niente. Sì, sì, sì. No? Sì. La frase di Aristotele, la metafisica. Aristotele dice: il movimento è evidentemente un atto, ma è un atto incompleto. Ed appunto per questo è difficile comprendere che cosa sia il movimento. Ridurla a privazione o a potenza o ad atto puro non è possibile, pertanto non resta che la spiegazione che noi abbiamo dato. Il movimento è atto e non è atto. E questo è difficile da comprendere, ma è possibile. Ed è bellissimo perché qui Aristotele afferma esplicitamente che il movimento è atto e che contemporaneamente non è atto, cioè che la stessa realtà è A e contemporaneamente, ma in un senso diverso, non ha. Però non si tratta di un atteggiamento ambiguo, non si tratta di un'indecisione, ma il segno della volontà da parte di Aristotele di cogliere l'oggetto in questione da punti di vista diversi, di avvicinarsi ad esse da più traiettorie diverse, per così dire. È quello che dicevamo prima. Se tu parti dando prevalenza nel rapporto alla dimensione ontologica e dici che appunto la realtà è unimolteplice, e che quindi è polivalente, poliedrica, insomma politutto, e alla fine deve avere poli anche sul piano interpretativo, non puoi avere un modello interpretativo, una idea chiara e distinta che è la chiave che apre tutte le porte. Per loro non è così. C'è nei vari contributi che noi portiamo nel nostro libretto, c'è questo di Lucia Pappacelli sul il libro Delta della metafisica, che lei fa l'applicazione alla physis, mostra quindi che
Platone dà una gamma di valenze del termine physis fino a metterle quasi in contraddizione, ma per le sostanze, ma direi per, esagerando, per ogni concetto analizzato in quel libro, Platone, Aristotele fa la stessa operazione, perché quello che gli interessa è avere in mano uno strumento che, a seconda delle varie dimensioni ontologiche che uno applica, possa funzionare. No, ma io credo che proprio su questo terreno non dovremmo trovare delle grandi difficoltà argomentative, perché ci sono proprio nei testi dei nostri filosofi delle evidenze forti. Cioè, per questi filosofi la stessa realtà non si dà mai perfettamente, ma sempre, potremmo dire, per aspetti parziali, che non vuol dire che questi filosofi sono relativisti, ma significa che questi filosofi, da un lato, prendono atto costantemente dei limiti umani, dei limiti della conoscenza umana, e dall'altro affermano che la realtà si dà sempre, si offre sempre in prospettive diverse, per cui abbiamo bisogno di criteri, di schemi e di modelli diversi. E, solo per citare un esempio, c'è cioè quella distinzione che Aristotele formalizza, ma che già c'è embrionalmente in Platone, tra in sé e per noi, che è una distinzione che ha una valenza, diciamo, soprattutto a livello, ma una rilevanza dal punto di vista gnoseologico, conoscitivo, ma anche un'importanza dal punto di vista pratico. Aristotele, per esempio, dice, fa delle affermazioni molto interessanti in questo senso, per esempio nell'Etica, che dice, beh, da un certo punto di vista la contemplazione, che in sé è la cosa più importante e di maggior valore, per noi potrebbe essere dannosa. La contemplazione potrebbe rovinarci la salute, e la sapienza, che in sé è la cosa più importante, che ci permette di conoscere cose straordinarie, magari nella nostra vita può rivelarsi inutile, perché non ci aiuta nella dimensione dei beni umani, per così dire. Ma questa è, per esempio, una distinzione fondamentale, perché proprio leggevo un articolo di Scalfari l'altro giorno che diceva che anche rispetto alla verità, per esempio alle verità religiose, si può dire che in sé sono assolute, ma per noi non sono mai assolute. Dio è un concetto assoluto in sé, ma noi ne abbiamo sempre una visione relativa. E questo per fare un esempio, ma c'è un altro concetto che tu hai molto elaborato nel tuo ultimo lavoro sull'organo, che è l'inquanto, che è, secondo me, io lo trovo graziosissimo, questo sì. Inquanto è... Che tra l'altro anche questo, in embrione diciamo già in Platone, ma Aristotele come sempre formalizza tutto, in quanto è proprio una sorta di apertura, di finestra sul mondo, cioè proprio lo spostamento dell'angolo di osservazione. Quindi una cosa da un certo punto di vista è qualcosa, in quanto posta su un altro terreno è qualcos'altro. Ma un esempio anche in questo caso, lo schiavo da un certo punto di vista, definizione molto celebre, è uno strumento animato, dice Aristotele. Quindi è chiaro che in quanto appunto strumento, di sicuro non posso essere amico, ad esempio, o avere relazioni con uno strumento, ma in quanto lo schiavo essere umano, ecco, posso anche essergli amico, dipende appunto dal terreno di applicazione. Perché la stessa cosa, in quanto sì. È una cosa, in quanto è un'altra cosa. E questo è un nodo non facile da far accettare da una società individualistica come la nostra, perché questi autori esaltano la relazione, però esaltano una relazione sottolineandone sempre la valenza oggettiva, quindi soprattutto Platone e Aristotele si tengono lontani come dalla peste dalle posizioni relativistiche, che invece diventano quasi immediatamente naturali in una concezione nostra. Ma mi sembra però che la loro posizione, perché adesso c'è un dibattito sul realismo, ma adesso sì, però c'è una posizione che va recuperata. Certo, le nostre capacità conoscitive sono limitate, certo, però, certo la realtà è multivalente, però se io analizzo, questo è un esempio che fa nella sua tesi la Pappacelli, quindi glielo rubo, ma mi sembra efficace, se io analizzo un rapporto tra una madre A e una figlia B, posso vederlo da mille punti di vista, perché posso vederlo dal punto di vista della madre, posso vederlo dal punto di vista della figlia, posso vederlo dal punto di vista di un terzo, di uno psicologo, del loro padre confessore, che ne so io, no? Dal punto di vista di un altro figlio, o dal punto di vista del marito della donna, del padre, cioè, ha voglia. Ma è sempre il rapporto tra la madre A e la figlia B, cioè che rimane madre e figlia, non sono due sorelle, non è tra la sorella A e la sorella B, o tra B che diventa madre di A. Questo non è possibile, dato che la relazione è quella che è e non può essere a sua volta relativizzata, perché alla fine, se no, la realtà si distrugge, perché se la madre A di B diventa figlia di B,
che diventa madre di A quando sarebbe sua figlia, a questo punto andiamo, io dico sempre, andiamo a giocare a bocce, almeno se dobbiamo andare nella buca, o ci va o non ci va, e non è che si può dire c'è andata come non c'è andata. Sì, potremmo dire così, cioè, per i nostri autori la verità si dà e si dice in molti modi. Quindi, in un certo senso, la verità è una sorta di verità liquida. Però attenzione, prima occorre dire che la verità c'è, questo è il punto, e che riguarda questa realtà che è data. Certo. E questo forse, anzi, toglierei forse, sembra costituire uno degli elementi di maggiore interesse, di maggiore attualità dei nostri filosofi, della filosofia classica, perché ci propone il compito di, ci invita a deangolare lo sguardo per avere una visione più ricca, anche se mai esaustiva, della realtà. Certo. E di questa realtà che abbiamo di fronte, in funzione di che cosa? In funzione di una vita che sia buona, piena e felice. Vedi, questo che poi è il senso concreto dei nostri filosofi, che grazie a Dio, beati loro, non scrivevano e non lavoravano per prendere le cattedre universitarie. E quindi, come dire, avevano una libertà di spirito che noi dobbiamo recuperare, ma come scelta, direi, se farà ridere, ma come scelta etica che ci si impone. Parla con me.